resta poco spazio per ricostruire un paese. Forse con la cultura non si mangia, ma certo senza di essa ci si vede la speranza di un futuro migliore. Quella che sarà l'ultima spiaggia della democrazia. Qui abbiamo un fiore della Puglia annaffiato da Monsignor Tonino Bello, presidente di Pax Christi, che diceva: l'unico paramento che Gesù ha preso, il grembiule, si è messo a servire. Ecco la politica a servizio. Ma cos'è questo salmo, questo canto? Alla mattina, tranquillato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi sono svegliato e ho fatto il caso. La parola torna davvero ai cittadini, la parola è la nostra. Siamo per politiche radicalmente diverse da quelle che sono seguite in questo momento dal governo attuale. La politica è quella roba lì che deve ratificare come un notaio le scelte dei mercati finanziari. Si turba la borsa all'idea che ci siano le elezioni, le libere elezioni, no? Il tema della insostenibilità è quello che noi dobbiamo lanciare nell'arena della lotta politica. Dalla scuola alla televisione, dal cinema all'editoria, si produce educazione al mercato e si formano clienti e non cittadini. Questo è il punto centrale. La politica fa schifo, la politica è corrotta, è intrinsecamente corrotta nella misura in cui pensa di potersi separare dal mondo del lavoro. Politica industriale significa innovazione, significa internazionalizzazione intelligente, significa crescita qualitativa e crescita quantitativa degli apparati produttivi. La Puglia è la prima regione per crescita dell'occupazione. Abbiamo finanziato l'innovazione, abbiamo finanziato la stabilizzazione del lavoro, abbiamo finanziato l'internazionalizzazione, abbiamo finanziato i distretti tecnologici, cioè abbiamo fatto politica industriale, quello che non si fa in questo paese, quello che noi dobbiamo proporre come cuore di un'agenda di governo dell'alternativa. La destra lotta contro i precari, la sinistra contro la precarietà. La destra lotta contro i poveri, la sinistra contro la povertà. La destra lotta contro i clandestini, la sinistra contro la clandestinità. Ricordatevi sempre questa differenza fondamentale, perché ha a che fare molto con la nostra vita. Ma ci sono queste tre parole: modernità, libertà e bellezza, con cui dobbiamo ragionare, sapendo che modernità, per esempio, è il contrario della fascinazione per Marchionne, ma è discutere di diritto alla mobilità e di trasporto ecosostenibile, rilanciando la dimensione pubblica e collettiva dell'organizzazione. Per esempio, libertà dalla paura, libertà dalla miseria, libertà dalla precarietà del vivere, libertà dall'ignoranza, libertà dalla superstizione. Allora, è questa libertà che dobbiamo ancora oggi proclamare. Ecco, la bellezza è quella che noi dovremmo proteggere e custodire, conoscendola, avendo i codici culturali e cognitivi per esserne degni custodi. Quando la nostra presunzione, frutto di questo modello di economia globale, ci ha fatto dimenticare questo dettaglio e ci siamo sentiti padroni e non più custodi del creato, lo abbiamo ferito. E allora è un'altra bellezza, è un'altra libertà, è un'altra modernità, quella che dobbiamo cercare anche nelle carte di un programma, anche nella fatica di un'alleanza. Speranza e politica si sono separate tanto tempo fa. La nostra scommessa è fare in modo che si incontrino.